Ieri sera, durante la diretta streaming del Testosterone, Michelle Comi, che era ospite per parlare in maniera tranquilla, ha avuto un brutto episodio. Infatti, durante la diretta, Daddy Bunny, ovvero il suo fidanzato, ha scoperto da fonti esterne che Michelle Comi è uscita e si è trombata Sykes. Chiaramente questo l'ha fatto andare su di giri, non interessandogli il fatto che ci fosse una live accesa, e anzi, molti sono anche preoccupati, come la Crisa Fulli, che subito dopo ha pensato quasi che gli avesse fatto una violenza domestica, l'avesse picchiata. Ma Daddy Bunny stesso ha messo delle stories per spiegare che ha avuto un attimo di ira, ma non è successo niente di più. Non aggiungo altro, vi lascio i filmati in modo che possiate giudicare voi stessi. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio. Cos'è successo, Michelle? Il telefono non si parla di sta roba, Chris. Michelle, ma porca la roba. Ma veramente sei uscita con quel bimbo minchia di Sykes? Vedi, sono in live. Non mi frega un cazzo della roba. Oh, Michelle, ma con Sykes, porca. Ma c'ha 12 anni, ma come cazzo ti dici? Chiudi questa cazzo di live, Cristo. Per favore, chiudi questa cazzo di live. Vieni, Michelle, chiudi per favore questa cazzo di live. Te lo chiedo, per favore, chiudi questa live. Andiamo. Ma è il tipo? Scusa, che è successo, Michelle? Ma che cazzo è? Mirata, devo staccare. Che è successo, Michelle? Ma che sta succedendo? Stacchi, togliela. Raga, ma veramente? Togliela. Ma nessuno ha il suo numero? Io no. Sì, adesso le scrivo, infatti, dammi 2 minuti. Minchia, ma che cazzo è successo, raga? Mi scrivi te? Ma non ha con capito, Sykes. Ha detto Sykes. E quindi, ha detto esci cazzo... con quel coglione di Sykes. Quindi? Ma era il suo tipo? Ok, quindi? No, è una domanda, non lo so. Suppongo di sì.